E ciao a tutti ragazzi, qui Xwill, ben ritrovati nel mio canale. In questo nuovo video ci siamo qui ritornati su Grand Theft Auto Online in compagnia del nostro Mino all'interno del nostro garage, perché oggi andremo ad acquistare e modificare un nuovo veicolo. Un veicolo veramente molto ma molto interessante, che si aspettava da veramente tanto tempo. Lo troviamo su Warstock e stiamo parlando della Gauntlet Interceptor. Beh, sostanzialmente, ragazzi, c'è bisogno che... ve la narro, è un'auto della polizia, ossia la Gauntlet Interceptor, unica e sola, perché il corpo di polizia di Grand Theft Auto 5 non utilizza quest'auto, per cui veramente cosa molto curiosa. Veicolo che tra l'altro possiamo vedere all'interno del trailer di GTA 6, quindi è uno dei veicoli che avremo su GTA 6, e lì la polizia lo utilizzerà veramente per venirci dietro, per cui davvero niente male. Diciamo che qui lo possiamo comprare in anteprima, come vedete il prezzo è di 5.420.000 dollari se lo vogliamo comprare normalmente, oppure completando tutte le missioni di Vincent 4.065. Conviene effettivamente fare prima tutte le missioni di Vincent, ma io per questioni di praticità lo comprerò a prezzo pieno. Ma detto ciò, signori, prima di andare a acquistare ovviamente il veicolo, leggiamo la descrizione del veicolo. Arriva un momento nella vita di ogni manager di medio livello di mezza età in cui persino una muscle car non riesce più a compensare tutto quello che deve compensare. E quando quel momento arriva, rimane un'unica opzione: una muscle car della polizia. Congratulazioni, recluta. Potrai proseguire l'inseguimento ad alta velocità della tua auto stima fuggente per gli anni a venire. Attenzione, è possibile modificare questo veicolo solo in proprietà che sono in tuo possesso. Quindi, signori, non possiamo modificarlo all'interno del tipo Los Santos Custom o da Benny, ma dobbiamo portarlo da qualche altra parte, quindi tipo nell'officina del Mates Bank Tower o robe del genere. Detto ciò, signori, io come sempre, mentre aspettiamo il veicolo, vi invito a lasciare un bel like per supportare meglio il canale, commentate, condividete e fatemi sapere, insomma, se anche voi aspettavate questo veicolo davvero tanto. E soprattutto iscrivetevi per non perdervi tutti i futuri contenuti, perché stiamo portando tutte le missioni di Vincent e facciamo davvero tanta roba, per cui iscrivetevi. E come sempre, mentre aspettiamo l'arrivo del veicolo, pubblicità. Sei stanco di essere povero su GTA Online? Bene, allora contattami su Instagram per un'aggiunta di denaro, link qua sotto nella descrizione. Ed eccola qua arrivata nel nostro garage, la Gauntlet Interceptor. Raga, devo dire che penso sia il veicolo più figo del DLC e anche il più atteso, cioè secondo me sì. Cioè guardate che razza di figata, una muscle car della polizia, cioè fantastica davvero. Signori, lei si ispira alla controparte reale Dodge Challenger SRT, versione ovviamente della polizia. Saliamo a bordo e ascoltiamo il sound, signori. Vediamo un po', Ben. Andiamo a modificarla, let's go. Cioè, guarda che bella che è, guarda che suono. Impenna teoricamente, stranamente non impenna. Perché è emergenza. Guarda tutte le luci nuove, raga. Che figata. Posso dire che mi sembrava più veloce? Ma voi ci fate caso che sto veicolo sarà in GTA 6? Cioè, avremo la polizia che ci inseguirà quest'auto. Pazzesco, pazzesco. Allora, tecnicamente qui possiamo modificarle, esatto. Accediamo all'officina. Partiamo con le armature, direi di metterle al massimo, raga. Freni pure al massimo. Paraurti, paraurti anteriore. Abbiamo splitter colore 1. Abbiamo il colore 2 in carbonio. Colore 2 con splitter colore 2 e con splitter colore 2 carbonio. Allora, sinceramente, raga, metterei lo splitter in carbonio e basta, va bene così. Sul posteriore, raga, possiamo mettere la barra di supporto con il paracadute. Ci sta? No, non mi piace come ci sta, quindi non la mettiamo. Motori al massimo, marmitta, abbiamo le big bore. Davvero niente male. Abbiamo le tuner da gara. Oppure ce l'abbiamo addirittura laterale o laterale in titanio. Signori, opterei per le big bore, sai. Mi piacciono le big bore. Sì, sì, mi piacciono proprio come ci stanno, big bore. Griglia, abbiamo la rimozione della griglia. Abbiamo la colore 2, la nera. Aperta colore 1, aperta colore 2 in carbonio. No, nera, scusatemi. Cosa cambia? Aperta, che fa tipo fascia unica. Allora metterò aperta. Aperta colore 1, dai. Coprifari, copertura nera. Oppure abbiamo copertura cromata, compresa d'aria, quindi togliamo i fari. Copertura faro singolo, compresa d'aria, doppi. Oh, la madonna, copertura a rete, copertura integrale, cioè un po' too much. Penso di mettere questa qui, copertura nera, così rendiamo il tutto un attimino più blindato, ecco. Cofani, ce l'abbiamo liscio, ce l'abbiamo colore 2, ce l'abbiamo in carbonio, ce l'abbiamo compresa d'aria colore 1, colore 2 o in carbonio. Col motorazzo di fuori, benissimo. Mettiamo questo qui, compresa d'aria colore 1, dai. Luci, fari, all'oxeno ovviamente. Livrea,
Ovviamente possiamo mettere tutte le livree che vogliamo, no? Dello sceriffo, della roba. Guardate che cavolo. Mettiamo la divisione aeroportuale, dai. Non mi dispiace come ci sta. Attrezzatura, polizia. Abbiamo le antenne, le classiche dotazioni come l'altra volta, vedi? Ci abbiamo fino alla tecnologia 7.0. E signori, noi qua che tecnologia ci mettiamo? La 7.0 ovviamente, let's go. Riflettori, possiamo mettere standard, vabbè, classico, praticamente come l'altra volta. Direi di metterne uno. Per giunta abbassato, sì dai, abbassato. O due abbassati? Due abbassati. Lampeggianti e porca vacca. Cioè guarda che figata. Cioè questo qui che vabbè è quello proprio base. C'è questo qui che è quello che abbiamo adesso. E poi c'è questo che tipo a freccia, no? Cosa cambia tra questo e quell'altro? Non vedo differenze tra il 3 e il 4. Nel dubbio noi mettiamo il 4. Bullbar e questo serve, raga. Standard. Pattuglia da carica. Criminale. Interceptor. Bella roba. Tattico e d'assalto. Signori, io metterei un bel interceptor. Ci sta, dai. Sì, sì, sì. Bello, bello proprio. Pannello posteriore, colore 1, colore 2, in carbonio o con la blindatura addirittura. La blindatura è un po' too much. Mettiamolo in carbonio, dai. Verniciature, cioè perché possiamo pure fare il colore qua. Anche se io personalmente la lascerei queste condizioni qua. La lasciamo nera ma me la faccio opaca però, mi sa, sai? Eh sì, nera ma opaca. Oppure viola mezzanotte, guarda che bellina che... Nera opaca, dai. Il secondario, sì, è quella parte lì. Sta nera, proprio manco si vede più. Bianco opaco. La mettiamo un po' bella opaca sta macchina. Gabbia di sicurezza, cioè di base. Sedili in carbonio, vabbè, ci sono praticamente tutte le robe del caso. Mettiamo gabbia e sedili di dragster. Tettucci ce l'abbiamo standard o in carbonio, lo lascerei standard. Minigonne colore 1 o colore 2, mi piace colore 2. Spoiler, attenzione, lip colore 2, lip in plastico o in carbonio, da stock car, da dragster, alettone medio, alto, drift, tuning, da gara, alettone medio, dai, ci sta. Sospensioni le abbassiamo al massimo, trasmissioni le mettiamo al massimo, turbo ci sta. Ruote, non le andrei a cambiare, sinceramente. A meno che non ci metto qualcosa del genere, no? Tuner, sempre bella grossa come gomma. Le retro base, raga, mi sanno proprio di corazzato, ci sta, dai. Cerchioni, ovviamente, nero, il colore nero deve essere. Pneumatici, sono pneumatici, possiamo mettere scrittine, ma no. Gomme antiproiettile, assolutamente, per un'auto della polizia. E il fumo nero. Finestrini, molto oscurati. Cioè, raga, quanto è cattiva, bellissima. Portiamola fuori e andiamo a provarla immediatamente. Ed eccoci qua, signori, con la nostra Interceptor, bella che è modificata. È veramente un qualcosa di spettacolare. Ma veramente, veramente tanto un qualcosa di spettacolare. Cioè, fa paura. Poi così opaca, capisci? Cioè, guarda quant'è cattiva col bullbar che abbiamo messo. È veramente un qualcosa di fotonico sta macchina qua. Signori, saliamo a bordo e ascoltiamo il sound una volta modificata. Ma già fa paura così. Senti che sound. Classico, ovviamente, però fantastica. Ovviamente non impenna, signori. Presumo sia una trazione posteriore, esattamente. E regà, cioè, ma quanto dominate le strade con sta macchina qua? C'è un qualcosa che non ha senso. Guardate che roba. Fammela buttare sull'autostradina della velocità per vedere la velocità massima. Spero sinceramente mi si comporti molto, ma molto bene. Anche perché essendo un veicolo delle emergenze, diciamo, mi aspetto una grandissima manovrabilità. Gara con l'Infernus vinta io. Dentro ovviamente è una figata pazzesca. Manco a dirvelo. Proprio bella ricca di dettagli, bella piena. E signori, questa sembrerebbe essere la velocità massima. Cioè davvero niente male. Se andiamo a vedere comunque la tenuta del veicolo, comunque la reattività, è abbastanza reattivo. Però non il massimo, ecco. Tente a perdersi. Ci metto un po' a reagire, insomma. Non propriamente il massimo, vedete? Anche il controllo non è propriamente il massimo. Cosa che da un'auto della polizia mi aspettavo, sostanzialmente, se devo essere sincero. Cioè, si guida bene, ma non troppo, vedete? Tente a partire sul posteriore. Però è anche vero che noi accentiamo le sirene e non ne abbiamo bisogno di schivare assolutamente nessuno, perché noi ci mettiamo al centro della strada, gli altri si tolgono di mezzo e noi passiamo. Per cui quelle manovre azzardate lì
non le dobbiamo fare. E se qualcuno comunque decidesse di mettersi davanti, vola via grazie al bullbar. Cioè, vedi, vedi, vedi che roba, vedi che roba. Alla fine si spostano gli altri, raga. What is the problem? Proviamo un attimino la frenata adesso. Massima velocità raggiunta. E test della frenata in 3, 2, 1, and go! Ok, classico, un po' come tutti gli altri veicoli. Ci sta, né troppo male né troppo bene. Diciamo la via di mezzo. E a sto punto, raga, proviamo le curve ad alta velocità. Vediamo come si comporta. Cioè, io sono un poliziotto, sono all'interno di un inseguimento, appunto, ad alta velocità. Faccio il curvone autostradale a pieno e volo via. Non è il massimo. Cioè, immaginate di essere nell'inseguimento, no? Voi dovete comunque fare le curve ad alta velocità, dovete raggiungere il vostro criminale che si trova sulla Turismo Maggio, che tiene la strada veramente in un modo impeccabile. Quindi dovete essere dietro a dargli corda, no? Se no vi semina easy. E mi sa che comunque sta macchina per gli inseguimenti non va proprio bene. Cioè, vedi, prova a fare qua la stoccata. Non è propriamente il massimo, va. Le curve ad alta velocità non te le riesce a chiudere benissimo. Poi comunque questo fatto che perde sul posteriore, mi sa che più da frenare, accelerare, vedi, e gestirsela in questo modo qua, l'auto. Cioè, quindi se sei un poliziotto che devi inseguire, devi giocare molto di più col freno acceleratore. Non puoi farti tutto d'accelerata, vedi? Ma andiamo a fare lo scherzo a Michael De Santa, va. Cioè, vado a casa con la macchina della polizia. Non me apre sto stronzo. Cioè, il CPD! Ma, raga, vi devo dire, mi aspettavo decisamente di meglio da quest'auto. Sarò sincero. Proviamo a fare dei driftoni. Secondo me quelli sono veramente fighi. C'è un'auto che potete usare per inseguimento ad alta velocità mentre driftate. Tanta cavalleria, slimitatina tattica. Bello, bello. Cioè, si vede proprio che va bene, eh? Col drift ci siamo, raga, è una meraviglia. Cioè, dovete inseguire i vostri bersagli tramite drift e ve la cavate del brutto. E manco la Turismo Maggio c'ha scampo qua. Ve lo immaginate voi? Il poliziotto di GTA 6 che si mette a driftare per inseguirci. Cioè, top. Ma, raga, vi devo dire, allora, traiamo le conclusioni, perché sì, il veicolo in sé non è il massimo, ok? Cioè, velocità massima, meh. Accelerazione, meh. Tenuta, meh. Curva ad alta velocità, meh. Drift, sì, ci sta. Forse è il punto più forte. Però, raga, tra l'acquisto del veicolo in sé, le modifiche, qui saliamo a cifre davvero alte. Parliamo di 5 milioni già solo l'acquisto, più le varie modifiche. Arriviamo a 5 milioni e 2 senza troppi problemi e anche di più. Quindi valutiamo l'auto in sé per sé. È figa, sicuramente molto bella, ma è palesemente un'auto creata appositamente per farci spendere soldi. Perché Rockstar sa che ci piacciono le auto della polizia. Rockstar sa che questo veicolo l'abbiamo visto all'interno del trailer di GTA 6 e che quindi lo vogliamo perché è di GTA 6. Ma, signori, vale la pena spendere questi soldi? Assolutamente no, ci sono mille altri veicoli migliori di questo, però oggettivamente è figo. Per cui a chi lo consiglio solo a chi ha davvero veramente un casino di soldi e vuole collezionare i veicoli della polizia. Ma da comprare come veicolo da utilizzare sicuramente non è il massimo, ecco. Detto ciò, io direi che per questo video possa essere tutto. Oggi abbiamo acquistato e modificato la Bravado Interceptor. Veramente un mostro di veicolo, ma mi aspettavo anche un mostro a livello prestazionale, cosa che non ho trovato. Quindi io vi invito a farmi sapere la vostra qua sotto nei commenti. E come sempre vi invito a lasciare un bel like per supportare meglio il canale. Iscrivetevi per non perdervi tutti i futuri contenuti. Se avete voglia, seguitemi su Instagram e TikTok. E noi ci rivediamo con un prossimo video. Woo!